Questo è il mio controllore Rex C100. Tenendo premuto per più di 3 secondi si entra nel menu impostazioni dove posso regolare i parametri PID, la P, la I e la D. Pista per proporzionale, dista per integrale e dista per derivativa. Il primo parametro aumenta la velocità di risposta in proporzione alla distanza dal valore ideale. Il secondo, I, aumenta la risposta in base al perdurare della distanza dal set point, mentre D limita l'amplificazione alle ultime misure rilevate. E questo detto in soldoni perché dietro ci stanno basi di matematica, equazioni e cose molto complesse che adesso non stiamo più a spiegare. Vediamo un po' le spie. Questa è la spia del relè. Questa è la spia dell'autotuning. Questa è la spia dell'allarme 1 e questa è la spia dell'allarme 2, che però su questo modello non c'è. In rosso segnalata la temperatura misurata, in verde la temperatura da raggiungere. Per cambiare la temperatura in verde che voglio raggiungere, schiaccio Set e con le frecce a sinistra mi sposto sulla cifra che voglio cambiare in modo da fare più in fretta. Se voglio essere più preciso, 7, 6 e così via. Quando a posto, schiaccio Set di nuovo. Se invece io tengo schiacciato Set per più di 3 secondi, si passa al menu principale. Allarme 1 posso regolare, credo che questi siano i secondi di allarme, ma non ne sono certo. Con Aru, se io qui metto il valore 1, mi fa l'autoapprendimento dei parametri PID che dopo vediamo. Ecco il famoso P, questa è la P di PID che sta per proporzionale. Poi la I integrale e la D derivativa. Poi abbiamo altre cose che spiegherò più avanti magari. Sono un po' più complicate e non servono subito. Poi se non schiaccio niente, dopo qualche secondo ritorna di nuovo sulla schermata principale, sui valori di lettura. Oppure schiaccio di nuovo 3 secondi e mi ritorna all'inizio.